stabilito che tutte le forme di disagio psichico sono malattia, no? Ha avuto un'influenza, come si crede in Italia, nella stabilità appunto che ciascuna forma di disagio è malattia. Sì, per questo c'è il
Forse non è par rapport à la notion de la notion qui est utilisée, le mental, parce qu'on dit il n'y a pas de maladie mentale. Admettons. Mental. Alors la notion du mental intervient très souvent et aussi dans le sport, dans les performances. Mais déjà cette notion, comment nous pouvons l'interroger? Comment vous l'entendez? How do you understand the question? Questa è diventa un problema linguisticamente molto molto delicato. In English, what does it mean? One talks about human agent. Non è necessario usare mentalità, si può usare agente umano. Performances. Performance. You don't inquire into the mental state of Peter Santos. Non è che uno si chiede la condizione mentale del tennista. Santos. Ognuno di un giocatore del calcio. Look at his performance. Uno guarda a come gioca. Il risultato. You look at behavior. Uno guarda il suo comportamento. Giudica il comportamento. That's all the end, is behavior. Non abbiamo nient'altro che questo. That's all the end, including verbal behavior. Incluso il comportamento verbale e non e il comportamento non verbale, gestures, movimenti, gesti, eccetera. Everything you do is a message. Tutto quello che fai è un messaggio. And everything you do is an interpretation. E tutto quello che fa e l'altro che fai è interpretare questo messaggio. Non solo per quanto riguarda non soltanto per quanto riguarda il messaggio, tutto. At all times. That is by all organisms. All organisms interpret messages all the time. Ogni organismo, tutti gli organismi viventi interpretano messaggi. From amoeba to a dog. Dall'amoeba al cane e all'uomo. We just do it in the morning. Noi lo facciamo in una maniera un po' più complessa. The most important concept in psychiatry is interpretation in this not psychiatric sense and power. I due concetti più importanti nella psichiatria sono interpretazione e potere. In this example of when he says, well, you know, I had a happy childhood, you know, there's a problem there. Nel caso di il ragazzo felice, the first is a happy childhood. Il ragazzo, la persona con una infanzia felice non può dire allo psichiatra perché tu pensi così, te dovresti andare da loro. Dovresti essere il più. Thank you.
No, si scrive non lo so, non si ah no no buona si si stomaco non so poi se è linguistica cosa ne pensi allora delle patrie vero? Non le hanno fatte ma comunque è tutto talmente fuori tempo a me sarebbe piaciuto guarda e non so io lavoro e ti vuol dire dove inizieranno le mezze cosa vuol fare la macchina e anche un loro e a chi? Io fai conto che tra meno di un'ora per andare a lavorare non credo che sia mangiato e lo so tra tutto stamattina non sono anche capo di scuola vuole e anche alla
pare un'occasione importante questa con il professor Thomas Sanz. Qui si tratta di un artista nato nel 34, nel 52 ha fatto la prima mostra, nel 56 ha avuto un riconoscimento internazionale alla Biennale di Venezia, che è una biennale importante in Europa e non solo in Europa. Ha fatto mostre negli Stati Uniti e in varie città europee, è vissuto in maniera, diciamo, senza euforia, senza sforzi eccessivamente, proseguendo sempre il suo itinerario, sempre analizzando l'epoca e mai soccombendo all'epoca. Ecco, allora ci interessa un po' sentire. Abbiamo dato il libro, tenete conto, ieri pomeriggio, e quindi a lui ha avuto modo di sfogliarlo ieri sera e forse per un attimo questa mattina. Ci interessa un po' sentire quella che è la sua impressione. Prego. Well, I'd like to thank Professor Epiglione again for inviting me and giving this chance to speak. Vorrei ringraziare il professor Epiglione per avermi invitato e avermi dato l'occasione di essere qua. Now, I ask myself this question and perhaps you also. Si è fatto questa domanda e forse anche voi l'avete fatta. Ma I ask yourself the question l'avete fatto. Why should I become a deal on this kind of art of work? Come mai lui debba pensare a dire qualcosa su un'opera questo tipo di lavoro? There is good reason for this, and I am not quite sure, I never discussed this with Professor Redbillon. C'è una buona ragione, ma lui non ha mai veramente parlato di questo periodo. At least not directly. Perlomeno non direttamente. As to what do artists, cioè che cosa gli artisti, writers, o gli scrittori, poets, o poeti, psychiatrists, gli psichiatri, philosophers, gli filosofi, semanticists, o i semantisti, i linguisti, have in common. Hanno in comune. Well, it's very obvious what they have in common. È ovvio quello che hanno in comune. They all deal with communication. Abbiamo tutti a che fare con la comunicazione. In the basic sense, nel senso fondamentale, that we all send in these various ways, che tutti send, che tutti mandiamo in varie maniere, messages. Messaggi. Now, we ordinarily think of messages as words, sentences. Normalmente pensiamo ai messaggi come parole, but actually, ma in realtà everything we do is a message. In realtà tutto quello che facciamo è un messaggio. In a double sense. In un senso doppio, in un doppio senso, significa. In the sense that the sender, nel senso che chi manda, chi spedisce il messaggio, is saying something. Dice qualche cosa. No, you may say it with a picture. Lo puoi
dire attraverso il quadro, dice philosophical state, attraverso un pensiero filosofico, dice mental symptom, con un sintomo mentale, dice poem, con una poesia, and so on. E così via. And now things get complicated. E qui le cose cominciano a diventare un po' complicate. Because the guy is what we said. Perché non importa che cosa mandiamo, quale messaggio mandiamo. Other people, altri, who receive the message, che ricevono questo messaggio, interpretano, lo interpretano. Now what they interpret, what they hear, quello che interpretano, quello che sentono, and what is said they have sent, e quello che chi ha lanciato il messaggio sentiva, it's not necessarily the same thing. Non è necessariamente la stessa cosa. That's obvious. Questo era tanto ovvio. It's obvious even with normal communication. Questo è abbastanza ovvio e normale anche con la comunicazione. And di tutti i giorni. And it becomes more subtle with works of art. E diventa più complessa, più sottile quando si tratta di opere d'arte. Now this is interesting. His illustrations, again, perhaps I mentioned this because I'm interested in history very clearly. Questo ha illustrazioni interessanti, di cui lui ha già parlato, sono interessato nella storia. If you take a famous painter, now famous painter, se per esempio prendiamo quello che oggi è un famoso pittore, let's say Vincent van Gogh, per esempio Van Gogh, dove he painted, lui dipingeva, whatever the message was that he sent, quale che fosse il messaggio che mandava, wasn't valued very highly economically. Non era riconosciuto economicamente a un gran livello. He could sell his pictures. Non poteva vendere i suoi quadri. He couldn't get a breakfast for it. Non riusciva a fare a mangiare. And he has painted hundreds of pictures. E ha dipinto centinaia di quadri. Now one picture is worth $80 million. Oggi un suo quadro costa 80 milioni di dollari. Esattamente cosa lui intendesse, visto che è morto, probabilmente non è cambiato. So what has changed is our interpretation. Quello che è cambiata è la nostra interpretazione. So, what is my reaction to this particular picture? Well, quindi qual è la sua reazione a questi specifici quadri? I like art, but mi piace l'arte. I know. I have no particular expertise in it. Ma non è particolarmente esperto. Any more than any other educated person. Non più di qualsiasi persona di un certo livello di cultura. Now, my first impression was that it's nice. That la sua prima impressione è che è carino. The pictures are effective. I quadri sono piacevoli. Now, most of the pictures are pictures I wouldn't mind hanging on the wall. La maggior parte di questi quadri non mi dispiacerebbe. But that's not true for all time. Perché non è necessariamente vero per tutto l'arte. Personally, I might want to look at it, but I would want it in my house. Personalmente, tante cose mi piace vedere, ma non vorrei avere in giro. There is great variety here. C'è molta varietà in questi quadri. So there is no particular single reaction. Quindi non c'è una reazione singola, non una singola valutazione per tutto il pittore, ma una valutazione per il quadro. I might mention some of the pictures. Può ricordare alcuni quadri in particolare, which intrigued me, che lo hanno interessato e l'hanno incuriosito. Because, unlike many of the others in the book, e
perché diversamente da tanti altri nel libro. They were very similar, they were reminiscent of this famous American artist. Si ricordavano un famoso artista americano. Whose name I now cannot remember. Di cui non ricordo ancora il nome. Some of it is like Popper, and some of it is like reminiscent of Postera. E altri ricordano un altro di even kind of political Postera. Manifesti politici. So there is a great variety here. C'è una grande varietà. And I suppose that's all I want to say right now. Più o meno è tutto quello che dice per ora.
procedono appunto dall'apertura e si integrano. Certamente ciascuno ricordano a chi è Rocco, a chi è Di Gorno, a chi è arte nell'arte concettuale, e tuttavia non è né Rocco né Di Gorno né l'arte concettuale, ma è qualcosa di, come diceva Elisabetta Armiato, no? Poco fa, qualcosa di unico, diceva, vero? Qualcosa di unico. Ecco. E lei non è solo la prima della scala, ma c'è qualcosa di unico, no? Posso dire una parola? Maestro, maestro Montevallo, prego. Volevo dire in merito al professore che diceva che mi ricordava Vittorio Americano, però bisogna vedere anche che l'ha fatto prima, l'ha fatto Palmerio, l'ha fatto. Sì, ma caso... in ogni caso questa è una pittura che hanno fatto migliaia e migliaia. Certo. Ma poi c'è il figurale di scuro. Certo, il professore mi ricorda quel determinato artista. Perché magari ma certo, ma uno storico dell'arte può avere tanti ricordi, essere pieno di ricordi, e questo non gli serve per capire l'arte. Poi magari è stato per me, per modo di dire. No, ma intendo dire che ci sono, tutti abbiamo passato anche. Cioè un quadro, un dipinto in quella maniera, un pittore astratto. Quello che ha fatto l'astrattismo, il partito raffigurativo, evidentemente, fino a sì. Creare la propria personalità, un quadro come quello. Sì. Io l'ho fatto. Sì, ciascuno ha il suo itinerario, questo stavo dicendo, che sono ricordi, uno storico dell'arte ha tanti ricordi, ma questi ricordi non gli servono per capire l'artista, perché bisogna trovare in che modo ciascuna opera, per quanto ci siano altri, ricordano altri, non è quei ricordi, ma è lo specifico proprio di quell'artista. Alessandro Taglione, forse lei vuole dire qualcosa? Un altro artista che c'è qui in sala, prego. No, magari una testimonianza da parte del arte, perché magari anche come vocazione a partire da Fresnelli, perché sicuramente può dare qualche testimonianza intorno anche a non solo a Fresnelli, ma anche di qualche una nozione che ha avuto lui secondo la sua esperienza con altri artisti, per esempio, se è incontrato degli artisti. Bene, allora noi diciamo, prima di tutto resta valida la domanda che gli ho fatto io prima, se c'è qualcuna di queste opere intorno a cui può dire qualcosa di specifico, no? Questa è la prima domanda. Seconda domanda è, sicuramente ha visitato gallerie, sicuramente ha visto altri cataloghi d'arte, e quindi qual è la portata dell'arte nel suo itinerario? È molto interessante invece quello che ha detto il professore, perché nella scrittura in generale c'è sempre un figurativo, è una questione tecnica e qui che noi ce l'abbiamo davanti. Io faccio questo palazzo, io faccio questa figura, e quindi è una questione tecnica. Però dentro cosa c'è? Invece in quella pittura no, in quella pittura c'è una tragedia. Anche nella mia pittura ci può essere una tragedia. Ma nelle pitture di tutti i casi. Anche il caso di Van Gogh, perché Van Gogh ha fatto dei quadri
Vorreste dei commenti molto personali? Rather than comment about, more about me than about the art. Commenti più che riguardano me stesso, piuttosto che non commenti. Perfetto. I just want to make it clear. Voglio chiarire questo punto. I must confess, or confess perhaps is not the right word. Devo confessare, forse confessare non è proprio la parola giusta. That my artistic education, la mia educazione artistica, secondo me, and interest, il mio interesse, which is maybe not much more than that of an average person, maybe a little bit more. Che è più o meno quello di una persona media, forse appena un po' di più. Has stopped with impressionists. Si è fermato agli impressionisti. I mean, so I sono more interested in, you know, in classical art. Quindi sono più interessato nell'arte traditional art, nell'arte tradizionale. Up to the impressionists. Fino agli impressionisti. So this is a little alien to me. Questo mi è un po' distante. And that's why I associate with other similar art that I have seen. Perciò ed è questa la ragione per cui tende ad associarlo ad altri prodotti artistici che lui ha visto. And as Professor Verdiglione mentioned, così come ha detto il professor Verdiglione, for whatever reason this artist was interested in painting things, representing things that are similar to other people's representations. Per la stessa ragione per cui questi somigliano in qualche modo a altri prodotti artistici. I don't know what that means, but I would have to know something about the art. Non so però esattamente che cosa questo significhi. Dovrei sapere molto di più sull'arte, sull'ambiente dell'arte. But I might mention, for example, però potrei dire something that I resonate with, una cosa con cui ho avuto, che mi è nata, per sentire i gruppi. The three pictures at the bottom of one page, 106. Sono tre, pictures. Sono tre figure, figure al numero 100. The bottom. In basso alla pagina 106. And the two on 107. E a pagina 107. Now these look like cartoon art from America. Che mi ricordano l'arte dei porti, dei cartoon. Now, the 107, the top picture looks like it would be a cartoon or an ad for the Oscars. Il disegno più in alto potrebbe somigliare a un disegno per gli Oscar. And the bottom one looks like an advertisement for a particular perfume. E quello in basso somiglia a un reclamo. Per un profumo particolare. And the one on 106, pagina 106, has to do, I'm not even sure that that this exists in Italy, but cartoons. Non sono sicuro se ci sono in Italia. I always thought that perhaps I'm wrong about this, because I've never seen a cartoon. Ma lui non lo sapeva, non lo sa esattamente perché prima di andare negli Stati Uniti non aveva mai visto dei cartoni. And I became quite fond of cartoons. E poi mi sono piaciuti molto. And I am of the generation that this is an original American art form. E ha sempre pensato che si trattasse di un'arte americana. Is this true? Commenti, sì. Commenti, sì. Certo. But how did where this originate? Dove sono cominciati i comuni? In many American papers there are two whole pages of cartoons. In the Sunday supplements and an entire. I giornali in America hanno sempre tanto di commenti, a volte addirittura due pagine. E nel Sunday there's a whole supplement. La domenica c'è praticamente intero di commenti. Now this one on 106 looks like an episode where somebody is saying something, it needs some words. E a pagina 6 sembra che manchino le parole.
So, so I what the artist intended, I have to drink this idea. Ma non ho la più vaga idea di che cosa volesse dire. Because they are so very different. Ironico, ironico. Well, what do you know? Ironico. Ironico lo sta. No, ironico o what? O what? Di che cosa? Che cosa è ironico? Sui cartoni. Over cartoon. L'ironia sui cartoni. Mi occupando di cartoon. O why? Ma perché? I think cartoons are just as respectable as the paintings that hang on the wall. Penso che i momenti siano perfettamente... Ah, ironia non come attacco ai cartoon. No, irony in negative. Li vengono ripresi in maniera ironica. They are taken there. Ma ironia è assoluta. Ironia assoluta, non è ironia contro qualcosa. Non critica. Non è ironia contro qualcosa, ma è ironia assoluta. Irony again, but irony has... I must say they are much prettier than most cartoons. Sono più belli della maggior parte dei fumetti. Yeah, certainly it's amazing that the same person loses and some of these. È straordinario che la stessa persona possa aver fatto queste cose e poi le presenta a pagina 300. Esatto. Very merciful. Molto versato. Va bene. Professor Cavanzano, qualche notazione sua? Una notazione molto veloce è questa. Caratteristica peculiare dell'arte moderna è di avere messo in atto un processo di suicidio o di autouccisione. Nei percorsi che abbiamo dell'arte, uno dei punti di arrivo è stato che ogni manifestazione dell'artista è un'opera d'arte. Il più eclatante esempio di questo è stata una scatola di sterco che Piero Manzoni ha fatto. Io conoscevo bene Piero Manzoni, ho anche fatto un documentario con lui negli anni 60. E lui sosteneva che se tutto ciò che fa un artista è arte, anche il suo stempio è arte. Ieri, al Credito Varesino a Milano in galleria, ho visto una scatolina di questo stempio. Credo che l'ultima sia stata venduta a 60 milioni, o 70 milioni in Germania, in 11 fa o basta. Però questo ci porta a una considerazione interessante. Come possiamo accusare, ad esempio, i giovani di trattare in modo così vergognoso come fanno le strade, visto che siamo stati noi che abbiamo avallato e abbiamo proposto come arte ciò che arte non era. Allora se c'è una responsabilità, io sono molto arrabbiato per il fatto che le strade sono tutte piene di segnacci e che la giustificazione è questi orrendi. Sì. Ma voglio dire, siamo stati noi, io, quelli della mia generazione, che abbiamo avallato il fatto che tutte arte. Allora questa è una considerazione da fare. Mentre Fresnelli direi che fa sempre delle cose di grandissima dignità. Non tutto è, però la dottoressa Alessandra Guerra, qualche domanda specifica, lei che ha letto
lui ha pensato solo il titolo, che è sulla medicina, e in modo particolare sulla medicina e lo stato terapeutico, che è un tema che sicuramente percorre tutta la sua elaborazione, è stato scritto 26 libri, però non è mai stato affrontato da lui in maniera sistematica. Ha scritto un libro che si intitola La teologia della medicina, però sono una serie di articoli su vari argomenti. Ecco, se può parlare di questo libro sulla medicina, che sì, si è preparato. Esatto. Bene. Concept of disease. Uno è il concetto di malattia. The scientific concept of disease. Il concetto scientifico di malattia. Which has almost disappeared. Che è quasi sparito. Now, the scientific concept of disease. Il concetto scientifico di malattia. To summarize it. Per has evolved out of 19th century pathology. Si è evoluto dalla patologia dell'Ottocento. And bacteriology. E dalla batteriologia. And disease, essentially the person most closely associated with this is Rudolf Virchow. La persona che praticamente è collegata al concetto è Rudolf Virchow. The German pathologist, un patologo di cui lui ha già parlato. And other names which would be associated with it would be Robert Koch. Un altro nome associato è Robert Koch, Pasteur, e così. A disease is a lesion. Una malattia è una lesione. In the body. Nel corpo. Of man. Di un uomo. Animal. Di un animale. Or a plant. O di una pianta. Biological. È un concetto biologico. Animals have diseases. Gli animali si ammalano, hanno malattie. Kidney. Cancer. Hanno cancro, hanno malattie dei reni. No, the other concept. L'altro concetto. Is diagnosis. È la diagnosi. La diagnosis. La diagnosi. Is a name. È un nome. Like Alfonso. Alfonso. Or George. Thomas. It's a name. It's a name of a disease. È il nome di una malattia. Or the name of something that we think is a disease. O il nome di qualcosa che pensiamo sia una malattia. Or of something that we want to treat like a disease. O di qualcosa che vogliamo trattare come malattia. Non curare. And so, so a diagnosis. Quindi la diagnosi non è una malattia. The
And the third concept is disability. Il terzo concetto è la chronic fatigue syndrome. Mal de foie in France, low blood pressure, every country has its own ogni paese c'è tipo imaginary diseases, malattie immaginarie. So the disability. Incapacità nel senso fisico, I don't know quite what else to tell you except to ask you to think about this. You said to chiedervi di pensare about this interplay. Di pensare a questo interazione, a questa interazione. Because you all realize, perché capite tutti quanti, that in all the Western societies today, in tutte le società occidentali oggi, there are two welfare systems. Ci sono due sistemi di welfare, di sicurezza, l'assistenza pubblica. But this is now my private. This is not a private thing, conceptualization. La sua concezione privata. But it's not doesn't use any unusual words. Ma non usa parole particolari. A lot of people get public assistance. Molte persone che ottengono assistenza pubblica. Because they are in quotes need. Perché sono, tra virgolette, bisognosi. This goes back to the poor laws. Questo e fa a monte, si rifà alle leggi sulla povertà. 16, 17 century, it's a modern century. This function used to be performed by the families, by the churches. Questa funzione veniva esercitata dalle famiglie e dalla chiesa. In the modern world, nel mondo moderno, there arose poor laws in English. In Inghilterra vennero passate le leggi verso i poveri, di assistenza ai poveri. Ok? So people get typically now in America their money. So they need it. Per esempio, oggi in America la gente riceve dei soldi. Per social security. Come assistenza pubblica. No, they may also get public housing. Potrebbero ottenere anche case come pubblica assistenza. This is one group. Questo è un gruppo. There's another group. C'è un altro gruppo. Which has actually become bigger than the first group. Che è in realtà è diventato più importante, più grande del primo gruppo. And which nobody thinks of anymore as similar to the first group. Come e di cui nessuno pensa che sia simile, che nessuno pensa sia simile al primo. Now this is a group of people. Questo è un gruppo di persone. Who get money. Che ottengono soldi. From the taxpayer, from the government. Dal governo, da contribuente. Because they have a diagnosis. Perché hanno una diagnosi. Now, they may also have a disease. Questi potrebbero anche avere una malattia. They may also be disabled. Potrebbero anche essere disabili. No, disabled to do what? Disabili in che termini? Verso che cosa? A far che? How healthy do you have to be to work? Quanto sano deve essere una persona per poter lavorare? You don't have to be healthy at all. Non è necessario essere assolutamente sano.
con quanto era sano Jacob, per esempio? How healthy was Franklin Delano Roosevelt? Or Franklin Delano Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt would qualify for 100% disability today in America. Franklin Delano Roosevelt oggi potrebbe essere, potrebbe ottenere un'assistenza al 100%. If you don't want to work today in America, se non vuoi lavorare in America oggi, or in Italy, hai detto cosa? You go to a doctor and you say you have backache. Vai da un dottore e dici che c'è una schema. And he gives you a certificate that you have backache. E che ti dà il medico di dà. And you can't work. And you can't work. Dici che c'hai una schiena che non puoi lavorare. And you get money. E ottieni. This is a huge part of the budget. Questa è una parte molto importante of Italy, del budget in Italy and Holland, it's much bigger than in America. Particolarmente in Italia e in Holland, è più, ancora di più in America. Now my point is that there is no connection between quello che lui dice è che non c'è relazione between being sick tra essere malati in a medical sense in termini medici and work. E lavorare. Vorrei ancora qualche altra domanda, dottoressa Alessandra Guerra, che viene da Ravenna, da Ravenna, però quindi è molto internazionale. Io ho letto un suo libro che è Our Right to Drugs, che è il nostro diritto alla droga, e facevo proprio fatica a capirlo, perché la mentalità che è presupposta, il sistema di pensiero che è presupposto in questo libro è un sistema molto liberale, molto americano, che in effetti in Europa è quasi difficile da capire e si scontra anche con una mentalità diciamo europea che è quella che in effetti lo stesso Bukowski definiva un po' di sinistra, una mentalità leftist. Ecco, se potessi un attimo riprendere i termini di questo nostro discorso ieri. Well, I'm very interested in the roots of this kind of thinking. Sono molto interessato nelle radici di questo pensiero. That's most typically expressed in our right to drugs. Che è particolarmente specificamente espresso appunto in questo libro. No, libro. And Dr. Guerra is right. That book is. Dr. Guerra ha ragione. It sort of assumes a point of view. Questo libro parte da un punto di vista which is very understandable to people to è molto comprensibile to people educated in America and in England a persone educate in America o in Inghilterra and is completely alien ed è più lontano to European thinking ma dal modo di pensare europeo. Now that doesn't mean it's not understandable. Questo non significa che non è comprensibile. Because it is very simple. Perché è molto semplice. And by the way, this is not my idea what I'm not going to express. Quello che adesso dice non è necessariamente la sua idea. These ideas come from particular persons in particular. Le idee vengono da personaggi, da persone particolari. In particular John Locke. In particolare John Locke. Adam Smith. Adam Smith. David Hume. David Hume. And then Americanized by Thomas Jefferson. E poi americanizzate da Thomas Jefferson. And James Madison. And James Madison. Now, it is a beautiful idea. Un'idea molto bella. It is a secular religious idea. È un'idea di religione secolare. Particularly, as I said yesterday, a Protestant idea. Anche di più una idea protestante. In the sense that. Nel
senso che that human rights, che i diritti umani, basic human rights, i diritti umani fondamentali, to freedom, dalla libertà, meaning, intendendo dire, non interference, non interferenza by other people, da parte di altri, individually, individualmente, or collectively, o collettivamente, collectively by the church, collettivamente dalla chiesa, and the state, o dallo Stato. That human rights are innate, e che i diritti umani sono innati, and it is the job of the state, e che è il compito dello Stato, to take some of them away, di toglierli, to deprive you of some of them, di toglierteli, as part of the tax you pay on membership in society, come parte della tassa che uno paga per appartenere alla società. In particular, common defense. In common defense. Ah, e particolarmente la difesa, difesa del territorio. It's a very simple idea. So that, idea molto semplice. So that if your neighbor attacks you, così che se il vicino ti attacca, you are not supposed to take revenge. Non è che devi vendicare. The state will punish you. Lo Stato lo punirà. And similarly, the enemy attacks you. E così se il nemico ti attacca, the state will protect. E lo Stato che protegge. But the state is basically an instrument. Ma lo Stato fondamentalmente è uno strumento of violence, di violenza, against criminals, contro criminali, and enemies, contro nemici, and not an instrument that gives you any rights. E non uno strumento che ti dà dei diritti. No. The European religious, essentially Jewish Catholic idea is la idea europea, essenzialmente ebraico cristiana, is that you don't have any rights. Che non hai nessun diritto. Only God has rights, only the state has rights. Soltanto Dio o lo Stato hanno diritti. And out of the goodness of its heart, e dalla profonda bontà del suo cuore, it gives you some rights. Ti dà dei diritti. More or less depending, more or less depending on how many you deserve. Più o meno secondo quanti te ne servono. Now, in our, how does this relate to drugs? In che modo questo si collega con la questione della droga? But in America, from colonial times, in America, dal tempi delle colonie, but in 1914, fino al 1914, you could buy any drug you wanted. Potevi comprare qualsiasi tipo di sostanza volete. From which I conclude, dal che trago la conclusione, that the state has no right to take it away from me. Che lo Stato non ha nessun diritto di togliere. The Constitution, it doesn't say anything. La Costituzione non lo dice. Doesn't say anything about drugs. La Costituzione americana non parla di droga. Ok. Chi è allora? Paolo Bandini. Come potrebbe essere il professor Zardo? Salzi. Well, you see this kind of thing. Some anarchist thinking. But
you see this kind of thinking in Europe as an anarchist root. Questo tipo di pensiero in Europa ha delle radici anarchiche. In the Anglo-Saxon countries, il mondo anglosassone, it has its individualist, capitalist, delle radici individualistico capitalistiche. Adam Smith, that you have, that your body is your property. Che il tuo corpo è la tua proprietà. Therefore, you can put into it anything you want. Quindi puoi farne, puoi metterci quello che vuoi. Into your mind, nella tua mente, freedom of the press, nella libertà di stampa, freedom of religion, libertà di religione. You put anything into your head you want, and anything into your body you want. Puoi mettere quello che vuoi nella testa o nel corpo. It's very simple. Molto bene. No, io la penso in questo modo. No, no, but the point is that America has gradually become more and more like Europe. Gradualmente l'America è diventata sempre più come l'Europa. And in particular, the person who has been blamed for this. La persona che in particolare può accusare di questo. Blamed or praised. Oppure. It's a matter of opinion, very much. Secondo le diverse opinioni. Very much debated in America. Molto dibattuta la questione in America. It's Franklin Roosevelt. E Franklin Roosevelt. Who wanted a more central state. Che voleva uno stato molto più centralizzato. And this was in some ways necessary. Again. Era necessario in the 1930s. Negli anni 30. Actually, Roosevelt became president in 1932. Perché Roosevelt diventò presidente nel 1932. That those very difficult times in the world. Periodo dal punto di vista mondiale è molto difficile. E questo in pratica il proibizionismo ora si era persino in Europa, in America e in tutti gli altri stati. Anche se c'è dentro il it's taken for granted. È stato per scontato. Exactly like religious censorship. Esattamente come la religious censorship. Sì, come la censura religiosa. But for how many years was it illegal to read the Bible in the native tongue? Per quanti anni, per esempio, era illegale leggere la Bibbia nella lingua materna? The Index Librorum Prohibitorum. What is that? These were good things. These were for the protection of the people. Queste erano considerate cose per il bene del prossimo. We have an index of prohibited drugs. Ora c'è l'indice delle droghe proibite. Tylenol is okay, heroin is prohibited. Heroin no. But to show you how American this is. And how much America has changed. Per dimostrare quanto è americano, come l'America è cambiata. You know, in America there was alcohol prohibition. In America, per esempio, sapete che c'era la proibizione, il proibizionismo nei confronti delle sostanze alcoliche. So how could there be prohibition when you had all these rights? E che come era possibile avere queste proibizioni quando ci sono tutti i diritti? Come fu risolto? Everybody knows this, but nobody thinks about it. Everybody knows this. Tutti lo sanno, perlomeno in America, non è sufficiente. The only way to resolve such a thing in America. L'unico sistema per risolvere questo problema in America. Legalmente. Costituzionalmente. Is by changing the constitution. È cambiando la Costituzione. Che di là? Cosa che si può fare? Like freeing the slaves. Come liberare gli schiavi. Slavery was authorized by the Constitution. La schiavitù era autorizzata dalla Costituzione originale. So, to free the slaves there was a constitutional amendment. Quindi fu necessario un emendamento alla Costituzione per liberare gli schiavi. To give women the vote, per dare alle donne il voto è stata necessaria. To create prohibition, there was a constitutional amendment. Per creare la proibizionismo era necessario un emendamento alla Costituzione. Now what does that mean? That means
Che cosa significa? That there has to be a majority of the popular vote. Questo significa che ci deve essere una maggioranza dei votanti. In two-thirds of the American states. In due terzi degli stati americani. So the American people have to deprive themselves of their liberty. Quindi gli americani devono togliersi alcune libertà. So in my opinion, the grand master of this idea is Dostoevsky. Nella sua opinione, il grande maestro di questa, teoria è Dostoevsky. Who said that the only thing people love more than liberty is slavery. Che disse che l'unica cosa che le persone amano di più della della libertà è la schiavitù. Sì. Simile a questo è il problema di suicidio, nel senso che anche questo era questo abbiamo già parlato nel giorno scorso. Va bene. Allora sentiamo se ci sono altri. Allora, dottoressa Elisabetta Costa. Concept of the right to drug as I use it is no different than the concept of the right to eat pasta. Non è diverso dal diritto di mangiare la pasta. It's a given. The state can take it away from me. È un diritto dato dallo Stato per lo Stato portato. Ma l'eroina non è la pasta. Heroin is not pasta. And so whose problem is it? Di chi è questo problema? Cioè, vuol dire che è il soggetto che deve decidere, questo è il principale, non è lo Stato, questo è per lui. Allora lui arriva al paradosso che noi non accettiamo della libertà di morire. Va bene, allora perché la morte non va accettata. Nessuno di noi ha assolutamente si distingue per la non accettazione della morte. E quindi questa è una cosa essenziale per ciascuno. Ma vediamo cose. Heroin is more dangerous. Lei dice una cosa giusta, naturalmente. L'eroina è più pericolosa della pasta. But consider this. Ma vediamo questo di vista. And it's going to be a little frivolous for you. Un esempio un po' frivolo, ma I think it's true. Ma però if heroin were legal tomorrow. Se domani l'eroina fosse libera. I think in America. Lui crede che in America most people would die medically speaking. Più persone morirebbero medicamente, dal punto di vista medico, from eating too much food, perché mangiano troppo, than taking heroin. Di quanti ne morirebbero per loro? Sì. That's dangerous. Va bene, questo è anche mangiare per me. Per esempio il fumo. Il fumo? Meno di questo? Dove si finisce? Dove è il punto di chiaro, queste cose per il fumo. Allora, sentiamo il dottor Cancellari e poi c'è François Keller. Prego. Tengo conto della sua lettura del mito della malattia mentale, della malattia mentale come metafora che è stata presa alla rinchiusa. Piano piano, così. Il mito in America è mitologia.
broadly, più in senso più largo, it is a concept, un concetto, it is not a thing, non è una cosa, it's not a territory in the head, non è un territorio della testa, it's not in the brain, non è nel cervello, it's an idea, è un'idea, which is very helpful, che è molto utile, to understand certain non-verbal communication, per capire certe comunicazioni non verbali, o non-normal verbal communication, o comunicazioni non verbali, non-ordinary communication, e comunicazioni non-normali, What I now see is a combination of what both Freud and Jung said very clearly. Quello che ora dice è una combinazione di quello che Freud e Jung hanno detto molto chiaramente. If you have a dream, se hai un sogno, obviously means something. Vuol dire qualcosa. But you dreamt it. Visto che l'hai sognato. It's not gibberish. Non è, proprio da niente. That possibly Freud, before Freud people said it doesn't mean anything. Prima di Freud si diceva che non voleva dire. Does mean something. Certo che vuol dire qualcosa. But you can't figure it out simply by hearing it. Ma non è che lo puoi capire semplicemente ascoltando. You have to get some more information. Devi avere più informazioni. And some intuition. And then e delle intuizioni. And then you can figure it out more or less as to what it might be. E allora puoi capire più o meno quello che significa. Now the dream interpretation, as Freud himself pointed out. Interpretazione dei sogni. Goes back to the Bible. Va indietro fino alla Bibbia. And literature is full of it. La letteratura è piena. The Lady Macbeth is better than this one. Macbeth, la signora Macbeth, Macbeth ha sogni, ha incubi. But what does it mean? Perché? Cosa significa? Shakespeare suggests what it means. Shakespeare dà delle indicazioni. That's unconscious. Lady Macbeth in the play doesn't say to her husband that Lady Macbeth non dice a suo marito you and I are murderers. Tu e io siamo assassini. She says in this unconscious communication. The trouble is that this has become a literalized topic. Il problema è che questo è diventato un concetto letteralizzato. But as Jung pointed out, Freud also, the same thing is true for so-called psychotic symptoms. Come ha dimostrato la stessa cosa, si può dire che sintomi psicotici. If somebody says, I am Jesus, or I am Napoleon. Se qualcuno dice, sono Gesù, sono Napoleone. But obviously it's nothing peculiar. He says, I am a great man. I am not something to live in. Semplicemente lui sta dicendo, sono un personaggio importante. E non sono niente, sono qualcosa. E so? François Keller, che viene da Ginevra. Prego. Allora, ieri vous avez parlé déjà de la question de l'ex-Yougoslavie. Et comme le thème de cet après-midi, médecine et art, il y a un terme qui m'a frappé dans le langage médiatique, c'est le terme de frappe, des frappes chirurgicales. Alors, il y a une connexion avec la localité. On tente aujourd'hui de localiser avec des neurosciences la maladie. Alors, un parallèle non, entre l'aspect chirurgical et l'art et la médecine. E dare una specifica medicina per quel particolare problema. Avec l'aspetto della localizzazione. C'est une question là haut. I agree. And actually, as you know, this, the word surgical study, what is it in Italian?
l'operazione chirurgica, l'attacco chirurgico. It's just one example of all these medical terms. È solo un esempio di questi termini medici. Which have seeped into politics. Che sono filtrati nella politica. Politics itself has become largely medicalized. La politica stessa è diventata medicalizzata, da molti punti di vista. Which is very, very, very bad, very bad. Cosa molto negativa. Because nobody can, if somebody says this is good, this is healthy. Perché se qualcuno dice è buono, è sano. Nobody can say I prefer sickness. Nessuno può dire io preferisco la malattia. See, that's a heroin problem. You can't defend heroin as good, just think it's not good. Non è che si può difendere l'eroina semplicemente, non è buono. But freedom means that you don't have to defend. Ma la libertà significa che non si deve difendere. Just like you don't have to defend your religion. Così come uno deve difendere la propria religione. Because your religion is not good if somebody else has another religion. Perché non è che la sua religione è buona perché un altro ha una religione stessa o un'altra religione. This is a problem in Yugoslavia, this is a problem that America doesn't have in this form. We have to defend being Albanian, or being Croatian, or being Serbian. America has the same problem, black and white. America has the problem. Everybody has the same problem. But the thing to do is to get rid of this problem, instead of giving rights to these people, etc. Quello che è importante è quello che è importante è eliminare questi problemi e non dare diritti separati alle varie entità. Allora allora cominciamo dal borsista. Una borsista, come si chiama? Sara Pirocco. Allora, una riguarda l'omosessualità, volevo sapere cosa ne pensa il professore quando medici, psichiatri, per cercare così una causa cosiddetta scientifica ad ogni costo, ne hanno individuato, non so, una sbagliata scrittura a livello... Allora, una è l'omosessualità, no? Lei vuole sapere la sua opinione? Sì, comunque dandogli sempre una connotazione negativa. Ok, poi, secondo... No, però bisogna riconoscere che c'era l'OMS dichiarato negli anni 70 che non è una malattia, Prodi aveva scritto che non è una malattia, eccetera. Quindi, ma siccome... Però in generale c'è una moralità, un aspetto morale. Sì, mi riferisco anche agli anni in cui la questione diventò proprio scandalo, gli anni più caldi della questione. Va bene, questa è la prima domanda. La seconda domanda la seconda... qualche professore si è bloccato. La seconda domanda qual è? Cosa ne pensa il professore riguardo alla correlazione dichiarata tra HIV virus e AIDS sindrome? Grazie. Ah, ecco, abbiamo discusso durante il corso il libro di Hilbert, di Peter Hilbert, che dice appunto che l'HIV non è la causa dell'AIDS. E che l'AIDS non è un virus, che l'AIDS non è contagioso. Voleva sapere che cosa ne pensa lei di questa questione. È vero? Sì, grazie. Per capire la domanda. Allora, questa è la domanda rivolta da una corsista che ha seguito le tre giorni. Beh, I'm glad to tell you what I think about it. È contento di dire quello che ne pensa. But I'm not a specialist. Ma non è uno specialista in HIV. In questione di AIDS. Okay. So I don't think you should pay any more attention to what I say than what anybody else says. Quindi non è che uno deve dare retta a quello che dice lui più di quanto non si possa dare retta a chiunque altro. Ma in that's understood, I'll tell you what it is. Se questo è chiaro, è chiaro, chiaro. Now first I want to say, since you mentioned homosexuality, as you, if you will look back at my earlier writings, not surprisingly, since I didn't believe in mental illness, non è sorprendente tenendo conto che lui non credeva nella malattia mentale,
I was the first psychiatrist in America. È stato il primo psichiatra in America, forse al mondo, who denounced the idea that homosexuality is an illness. Che ha denunciato il fatto che la l'omosessualità sia una malattia. It's no more an illness, a big left hand. Non è niente di più, non è affatto di una malattia che deve essere mancino. The form of being. È una forma di modo di essere. Which traditionally has been very sin, condemned in Judaism. Che è stato nel passato condannato sia nella religione ebraica che nella cristiana. Then became a crime. È diventato un crimine. And then it became a mental illness. Poi è diventato una malattia. And now it's not a mental illness either. E adesso non è più neanche una malattia mentale. So, okay, so that's homosexuality. Questo per quanto riguarda. Now, what HIV is? Quello che HIV is not obviously not completely clear, or else there wouldn't be so much controversy. Ovviamente non è del tutto chiaro, altrimenti non ci sarebbe la discussione. It's not like syphilis or tuberculosis. Non è la stessa cosa della sifilide o della tuberculosi. No, but there is no question what syphilis is. Oggi non ci sono più problemi su che cosa sia la sifilide o cosa sia la tubercolosi. Now I like to think clearly. Mi piace pensare in maniera chiara. And to open my eyes. E aprire gli occhi. Now two things are obvious. Due cose sono ovvie. More people get HIV by homosexual sex than by heterosexual sex. Più persone prendono l'AIDS attraverso rapporti omosessuali. Muoiono di là. Ma muoiono con la cura, no? Con la cura.
la cura che li fa morire, non la quite legal in America. È del tutto legale in America. To refuse treatment. Rifiutare il trattamento. And a lot of people refuse treatment. Molti rifiutano il trattamento. And in fact, it seems possible. È, è possibile, anche se lui non è sicuro, non lo sa, that they live longer. Che vivono più a lungo. But they also die of the disease. Ma anche ma però in ogni modo sooner or later presto o tardi muoiono. Ma lui non è, l'ha detto fin dall'inizio, non è che lui abbia idee o cioè interessi particolari. Vabbè, non è competente, non è la materia. Non è la materia del suo occhio. No, sentiamo la signorina che è intervenuta, va bene così? Sì, va bene. C'è qualche altra domanda da parte dei corsisti? Diamo la priorità ai corsisti, eh? Corsia preferenziale. Sì. Allora, dottor Carlo Marchetti, prego. Fare due domande che sono state evocate, no? La prima sotto, il rapporto tra libertà e cura. Perché se è vero che esiste il diritto alla cura, if it's true that there is such a thing as a right to cure. Sì, e oggi sembra delle società occidentali in our society stia scivolando verso il dovere di essere curati. That we are slowly going towards the duty of being cured. Mm-hmm. But this is what I've been thinking about for 4 years. Questo è quello di cui ha scritto da 40 anni a questa parte. Sì, appunto. Tutta la sua opera su questo. Va bene, siccome c'è l'obbligo della cura da Ippocrate in poi, lui dice che conferma la libertà, ma intesa come libertà del diritto. Let me say something about this, because aspetti che vorrei dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Perché questo è un gruppo di persone particolarmente interessante. Ma gente che ragiona. Incorrect American political thinking. Nel pensiero politico americano corretto. This again is not, this is common knowledge. Questo è noto. In political philosophy. La filosofia politica. There is no such thing. Non c'è as a right to anything. Non c'è un diritto a niente. To. There's only a right from. C'è soltanto diritto da. A right from censorship. Un diritto dalla censura. A right from religious persecution. Diritto a non essere perseguitati dal punto di vista religioso. A right to a trial if you are accused of a crime. Diritto di avere, di difendersi. These are all protections from the state. Sono tutti diritti protettivi nei confronti dello Stato. There is no right to any benefits. Non ci sono diritti a benefici. Because any right to a benefit implies a duty on someone else's part. Perché qualsiasi diritto a un beneficio rappresenta un dovere da parte di altri. And then you are already in a totalitarian mode. E in questo modo uno è già in un mondo di carattere totalitario. La seconda domanda era questa. Una seconda domanda. Prego, più tecnica. Se la nozione di gioco, no? Che c'è già nel mito della malattia mentale, no? Capito, insomma. Secondo lei in questi anni, anche clinica, nella clinica proprio, ha un valore differente rispetto a quanto ha scritto esattamente.
does it have a different meaning now in relation to the work you wrote at the time when you wrote the Communion? Change. In che senso? Non abbiamo capito. No, è lui. No. Cioè se nel gioco nella materia mentale lo lega al comportamento, no? Un po', come modello di fare su di lei. Because jokes and metaphors. È una bella domanda, anche se non è chiara per Alec Twins. Perché il gioco e la metafora sono come gemelli. Virtually every joke is a metaphor. Praticamente qualsiasi gioco. Joke, però, gioco vuol dire. Gioco di scherzo, gioco di parole, gioco piuttosto di. Gioco proprio. Il gioco di tante, il micro della malattia mentale. Scherzo è. No, è gioco. È gioco è play, però. Play, and the joke are. No, stiamo parlando di play. Lei parla piuttosto di gioco nel senso di play. No, inizio molto nel senso play. Oh, play. Oh, that's it. Joke means something humorous, something funny. Sì, no, play. But play is very important because play acting. Il gioco è molto importante. Il comportamento del gioco. Play acting is life. È vita. It's a matter of definition whether è una questione di definizione whether I now play acting or whether I really mean what I'm saying. Se io è una questione di definizione, se io sto se sto recitando il gioco oppure sto giocando per me. For example, when a bureaucrat asks you a question. Per esempio, se un burocrate fa una domanda. When you go across a border, quando uno attraversa la frontiera. You don't tell them what you think, you tell them what you know they want me. Non gli dice quello che pensi, ma gli dice quello che lui vuole sapere, quello che lui vuole sentire. And this is true for all of social life. Il che è la stessa cosa in tutta la vita sociale. Be polite. Essere gentili. So this is part of the problem of mental illness. When somebody says he's una parte del problema della malattia mentale. When somebody says he's Jesus. Quando qualcuno dice lui è Gesù. Quando qualcuno dice di essere Gesù. Why do we assume that he really believes it? Perché diciamo che lui veramente lo pensa? Secondo il spirito, di sì, Dio sì. I psichiatri su questa stupidaggine le hanno costruito. Suppose he said he was Jesus. Come se lui avesse detto. And the psychiatrist would say congratulations. E lo psichiatra gli dice congratulazioni. What's next? E poi? Va bene. Sebastian Proea. Volevo chiedere a Tomassat se per lui ci sarebbe un'arte. Non un po' capisce francese. Ma lo capisco io. Sì, lo capisce abbastanza. Dopo lo dice in italiano. Allora, io parlo francese, ensuite in italiano e ensuite in inglese. Allora, mi chiedo, parlo in inglese. Would like to know if you think that there could be an art of medicine. Like, there is an art for painting. If we can take an indication on the mode of which an artist gives the message, if we can take a teaching of that for medicine, so if there is an art for medicine. There is an art for medicine. You mean to teach it or to practice it? To practice it. That is different. I'm also to teach it, yeah. Vuole spiegarlo anche in italiano, così? Spiega meglio lei quando lo posso fare io. Vuoi chiedere se per Thomas Sass c'è un'arte della medicina?
very interesting question. Molto interessante. I tell you why, I don't know, as also if you who know English, I don't know how well you know English, but you realize that up until the modern age, forse si rende conto che fino all'epoca moderna, in English books people talked about the art of medicine. That nei libri di medicina si parlava dell'arte. That was an accepted term, just like era un termine accettato. Termine arte della medicina. And that was distinguished from the science of medicine. Che era distinto dalla scienza della medicina. Now that somebody has tuberculosis or AIDS or anything, or a backache. Se qualcuno ha la tubercolosi, o l'AIDS, o un mal di schiena. Everybody here has been sick. Tutti quanti siamo stati malati. But when you go to a doctor, ma quando uno va dal medico, you want to know, presumably if you are intelligent, you want to know scientifically what's going on. Se uno è intelligente vuol sapere scientificamente che cosa sta succedendo. And you also want some kind of sympathetic. E anche allo stesso tempo uno vuole anche un po' di rapporto, di simpatia. Helpfulness from this person. E di aiuto da parte di questa persona. Otherwise you could just go to a computer and you'll tell you, okay, you have to... Altrimenti uno può semplicemente andare da un computer e farsi dire da un computer. No, sometimes that may work quite well, I wouldn't mind it very often. Get the information and go on to you. Per alcuni questo può anche essere sufficiente, quindi se io ho la conclusione faccio dire quello che but very often, quello che funziona e quello che funziona. A me basta, ma non credo. But very often there is a choice of many, many treatments. Ma in molti casi, per esempio, c'è la possibilità, c'è la scelta tra molti trattamenti diversi. It's usually the case, it's all kinds of each anzi, one. È normalmente il caso. Each one with many complications. E ciascuna di queste cure ha many complications. The cure. Sì, e ognuna di questi trattamenti, queste cure ha le sue complicanze. Typically, let me give you an example. Per esempio, very much discussed now in America. Per esempio, ora un aspetto, una questione che è discussa molto in America in questo momento. Cancer of the breast. Cancro del mammelle. Il cancro della prostata. Il cancro della prostata. Many different things you can do. Ci sono tante cose che si possono fare, tante cose diverse. And virtually everything you do, unless it's nothing. E praticamente qualsiasi cosa uno fa, meno che non faccia proprio niente. Probably a sub complication. Ah, rappresenta delle complicazioni, provoca delle complicazioni. Partial surgery, big surgery, radiation. Chirurgia parziale, chirurgia totale, chemioterapia, eccetera. For example, in cancer of the breast, nel caso del cancro della mammella, how much of the breast should be removed? Just quanta parte della mammella si deve togliere? The whole breast, lymph nodes, and chemotherapy? I lymph nodi, tutto il petto, poi la chemioterapia, non sono tante alternative. No, you need someone to discuss this with uno ha bisogno di qualcuno con cui discutere queste so that's alternative. Right. That's right. Ecco l'arte. Questa è l'arte. La parte della parola, no? Sì, sì. Della parola. Della parola. Allora, è chiaro che questa è una questione ampia. Che veniva di Leonardo, la medicina era l'arte liberale. Il paragone delle arti a partire da Leonardo si fa in un altro modo, non più secondo il discorso occidentale. Un'ultima domanda. Chi rivolge l'ultima domanda? La dottoressa Alessandra Guerra, dato che lei ha curato questi nostri 3 giorni. Non nel senso medico. La questione generale comunque
comunque mi sembra che da, in generale dal lavoro di Satz emerga il fatto che assolutamente un elemento, diciamo, del discorso occidentale, problematico del discorso occidentale, è la rappresentazione dell'altro. E che, come dire, mi sembra che tutti i libri di Satz vadano in una sola direzione, che è quella di una, come dire, il fatto che l'altro non è rappresentabile, che occorre introdurre la tolleranza, e la tolleranza anche come ammissione di una differenza, della differenza sessuale, della differenza senza rivalità. In English, one would say it's a matter of always. In inglese potrebbe dire che è una questione of always putting primary emphasis, di mettere sempre l'enfasi fondamentale on respecting, sul fatto di rispettare l'altro as a person, con una persona, with unqualified rights, con diritti, to himself, unqualified, con diritti non qualificati, to himself, verso se stesso, so that he cannot be helped, così che non può essere aiutato, without his consent, senza il suo consenso. That is essential, because all of these systems, tutti questi sistemi di cui abbiamo parlato, whether it's controlling heroin or they all come down to helping people, tutti alla fine dei conti against their will, sono tutti la questione fondamentale è l'aiuto contro il loro will. And the historical root of this is in the religious, le radici storiche di questo sono nell'intolleranza religiosa, nel mondo moderno nell'intolleranza nazionale e nell'intolleranza medica. So it keeps going on in the different, così continua, different clothing. Va avanti sotto diverse abiti lo stesso. Allora, qual è la sua impressione su questi tre giorni che sono con noi studenti? Very, very stimulating. Molto stimolante. And very pleasant. Molto piacevole. And a little tired. È un po' stancante. Ma grazie molto. Benissimo, grazie. Thank you.
Tornerà in cessi la signora. Sì, sì, sì. Dottor Gianotti, sono qui io, vediamo. Fermo a cena.